perdere buoni giocatori, ma ci sono molti fattori in gioco al momento. Direi che è questo. Per raggiungere un accordo con qualcuno che non vede faccia a faccia, ci sono tante persone con cui trattare che faccia a faccia tra i due allenatori sono una minima parte. Se tutti tendono allo stesso obiettivo, alcune cose si ottengono. Come vanno le cose tra lei e il presidente? Benissimo. Ci farà vedere qualche sorpresa? Può essere. Masini infortunato, grazie. Perfetto. Locke lo si è allenato male, male. Sconfitta e sconfitta, va bene, così non si aspettano niente di che. Gennaro riprende. Quante partite mancano? Vorrei finire un po' quest'anno. Ancora 6. Vorrei arrivare al mercato e vedere un po' che cosa ci riserva. Sempre rotto, ci mettiamo Popov. Gelmi come Panchinaro. Direi che possiamo andare avanti così. Qua non c'è nessun altro. Non ci sono rotti in campo. Benissimo. Qua iniziano a essere un po' tutti richiesti. Torsiello dal Bologna. Molto bene. Anche Torsiello è uno che abbiamo pagato veramente poco. Non ricordo male 400.000, 425.000 forse. Potremmo fare un po' di plusvalenze. Riprendiamo, dai. Dato che il Genoa ha giocato bene contro l'Udinese e cercherà di fare un bis, sì. Quanta differenza fra Osimhen e Victor Osimhen per il Napoli è tanto. L'ultima l'hanno persa, però. E non gioca Osimhen, è in panchina. O pensano di stravincere, vogliono fare riposare Osimhen. È molto probabile. Se fossi in loro punterei a recuperare il Milan. Forza. Occhio lì, eh. Avete perso un pallone pericolosissimo. Sid, ci sei ancora? Politano, mannaggia, punizione secca, girare di fianco alla barriera, bel gol. Bellissimo, proprio nel set. La Juve inizia sempre allo stesso modo, gol di El Ezzabde ai primi minuti. E gol anche di Giroud del Milan. Quindi per il Napoli il terzo posto si fa sempre più difficile. In caso di passo falso il Napoli dovrà essere pronto a prenderlo, ad approfittarne. Politano Van der Beek, ma fuori. Occhio con questi palloni. Bello questo lancio per Ellerson. E pareggiamo, gran gol. Bellissima azione. Riguardiamola bene. Quindi prima passaggio sulla fascia per Zivorra, Cornero, Pesaggio, bel lancio per Ellerson che riesce a non farsi anticipare d'Olivera e poi da appena fuori area sopra Meret. Comunque era facile far venire voglia di giocare anche teniamo i baffi ai cricchi, ma non è vero assolutamente. Comunque Sid, che canzone è questa?
qua il Tinnerman potrebbe ucciderti oppure nominarti, confermarti suo erede. Conosci? Che bagone. Ventesimo ancora. Il Napoli sta dominando sia il possesso che i tiri. Per fantasy team a quale? Ciao Kutaz, benvenuto. Come stai? Tutto bene? Sì, è finito Aldo, che non è... non ha sparato il buonasera. Where's the love, bro? Yeah. Yeah, Final Fantasy è un po' facile dirlo, quale Final Fantasy? Ti sembra il 9? Brava. Bravissima. È la canzone del finale del 9. Molto Final Fantasy, l'ho visto più che altro giocare, ok. Questo sì, è esattamente la fine del 9. Li ho giocati tutti tranne il 13. Allora, io dispari non li ho, cioè dispari, 11 e 13 non li ho giocati online. No, scusa, il 13 non era coglione, l'11 non l'ho giocato e il 14 non ho giocato. Ricordo che mi veniva da piangere. Il 13 è pesantino, e non è molto bello. Io l'ho finito il 13, ho fatto il 13-2, Lightning Return, non ce l'ho fatta a finirlo. È veramente pesante. E il 15 l'ho giusto iniziato, però non ho avuto il tempo di portarlo avanti. Però sì, dal 7 in su sì. Il 6 l'avevo iniziato, ma non l'ho finito. 12 molto sottovalutato. Il 12 hai ragione, nel senso che... non è bellissimo, non è neanche brutto, e lo mettono veramente tra, non dico tra gli ultimi. Poi il Gambit era bello, a me piaceva il Gambit, è veramente una bella idea. Il 12 era quello del Gambit, sì, il Gambit mi piaceva molto. Dai, sì, Torsiello, dai. Anche a te piaceva, anche secondo me, per quanto preferivo il 10. Però se proprio non si può avere il 10, almeno datemi un Gambit, se non si può avere la turnazione. Ottimo, qua per Acornero, dentro Ellerson si impapina con mulattieri, ma Torsiello la butta dentro. Il 10 nel cuore, il 10 per forza, sì. Il 10 è il più bello. Almeno per quanto riguarda i miei gusti, sì. Mi piace la storia, mi piacciono i personaggi, mi piace il combat system a turni. Il 10 è l'apoteosi, l'hai platinato 3 anni fa. No, oh, che palo! Mannaggia. E io l'ho platinato 5 volte, quindi... perché una volta sulla PS2, poi mi si era cancellato il salvataggio, quindi l'ho riplatinato. Poi ho platinato computer con la versione remaster. Poi ho cambiato computer e l'ho riplatinato con la remaster. E poi l'ho fatto anche sul portatile. Sulla 3, scusa. Poi l'ho comprato la remaster anche sulla 3. Ogni tanto mi dico, ora mi metto a giocarli tutti. Tutti è complicato perché ti serve degli emulatori. Perché il 7 è il primo sulla Play 1. Io li ho ripresi tardi perché alla fine da bambino ho giocato solo il 10. Però poi con la Play 3 avevo trovato a 5 euro l'1 ho preso 6, 7, 8 e 9 e me li sono giocati tutti. La mia continuità è pari alla capacità di Malgioglio di beccare... ma guarda che Malgioglio secondo me ne becca invece. Sono colpevole di aver metà ora di gioco solo per Blitzball. Era bello il Blitzball, sì, ci sta. Blitzball è bellissimo.
E mi forzavo a non giocarlo fino a che non arrivavamo sull'aeronave, prendevo UH e giocavo solo con la squadra B6. Senza acquistare nessun altro. Il Blitzball no, come ti faceva sclerare, era bellissimo. A Cornero comunque aveva fatto una bella azione, ma poi ha tirato su Ramani. Bello in mezzo, dai, dai, Frendrup. Fuori. Fuori. C'è qualcuno stanco. Frendrup. Frendrup e basta. Per ora cambiamo solo Frendrup. Ci mettiamo lì Pani. Ad una certa passavo il controllo a mio padre quando c'era il Blitzball. Grande Sinnerman. No, peccato, a Cornero poteva chiudere la partita e niente. Quindi con questa partita il Napoli saluta la possibilità di terzo posto perché il Milan sta vincendo ancora. Ah no, sta pareggiando 1-1. Però perdere un punto contro il Milan è tosta. Torsiello qua. 70esimo facciamo un po' di cambi. Magari a Cornero via ci mettiamo dentro Toro e Mulattieri per piccoli. Ah, sì. E Chocobo maledetto, sì. Lo Zaffa Chocobo era bruttissimo. Quello di arrivare a zero era troppo, poi dipendeva dall'inizio. E all'inizio beccavi giusto, eri molto facilitato perché partivi e potevi prenderti i primi sei palloncini. Se no, se partivi male era impossibile vincere. E poi andava tutto a culo quello. Ma come i fulmini. Anche i fulmini bestemmie, super su bestemmie. Rubati quello. Tocci possiamo metterlo anche come terzino. Mettiamolo terzino. E qua ci mettiamo Biagioni. Guarda, anche i fulmini per me non ci riuscì la seconda, bravo. Complimenti. E io i fulmini li ho sempre patiti tantissimo. Lozano quasi poteva provare a ripareggiarla. Fuori gioco, bene. Molto bene. E io ormai ho. Non dico quasi finito, ma siamo nella parte finale del set remake. Poi passo all'intermission, l'episodio intermission. C'era una tattica ben precisa, quella di mettersi nel punto in cui così non si spostava. La conosco, ma mi facevo prendere dai fulmini ugualmente. Dove sul terreno c'era una specie di cratere, appena ci andavi sopra venivi colpito. Ah, ecco no, quella non la conosco. Vittoria col Napoli non avrei mai detto tanta roba, anche perché stiamo giocando con i panchinari. Napoli non in forma, proprio per niente. Di recente la sua squadra ha giocato bene, ma oggi è stata di livello impressionante. C'hai ragione. Il morale sembra molto alto, e beh sì. Secondo lei il gol della vittoria in Torsiello avrà un qualche impatto non solo sul ragazzo ma anche sul resto della squadra? Spero proprio di sì. Grande vittoria, veramente. Anche perché ormai non ci giochiamo niente perché non possiamo più retrocedere, ma non possiamo neanche più arrivare alla conference perché mancano troppi punti. E allora ho deciso di mettere in campo tutti i panchinari, quindi non stiamo giocando con i titolari, stiamo facendo prendere minuti ai panchinari. Però stanno giocando molto bene. Anche se Mulattieri non segna un cazzo, ma ce ne faremo una ragione.
Zortea è stato ammonito 14 volte, non mi preoccupa. Però direi che come primo anno in A va bene. L'importante è non ritornare in B. Poi magari al prossimo potremo provare a migliorare la rosa e magari a puntare a una conference, però... Torni subito, va benissimo. Però già comunque mantenersi in A è tanta roba. Questo chi è? Allora, le statistiche non sono male, il costo è troppo alto. Secondo me è migliore di quello che l'hanno osservato, ma sono 50 milioni, sei pazzo? Kovacevic è comunque troppo caro, non è male, eh? Andiamo avanti. Critica Beruatto. Sheldrop migliora ancora, perfetto. Andiamo avanti. Direi facciamo ancora la partita col Verona, poi per oggi penso che staccheremo. E la prossima volta punteremo dritti verso la fine. Mancano ancora 5 partite. Quindi ci leviamo il Verona, poi le ultime 4 le facciamo nella prossima. Non ho ancora potuto giocare con la serie D, con il link che mi mandasti, perché sul forum dicono che bisogna aspettare che lo aggiornino per via delle patch. Ah, e se ora provi a farlo non va? O magari non è aggiornato al mercato. E lì sai, dipende anche cosa volevi fare te, se volevi giocare col mercato aggiornato oppure se non ti interessa. Mamma Michel. Valore molto alto questo, eh? Non ce li abbiamo tutti sti soldi da dargli. Cade frattanto anche il mercato. No, cosa? No, non è aggiornato, no, non funziona. Mentre se hai partite in corso, ho trovato un no fake che funziona anche con le partite in corso. Infatti, guarda, noi abbiamo tutte le squadre aggiornate, sia la Roma e il Napoli. Non abbiamo più fake. Se ne hai uno in corso che però ti ha cambiato i nomi, te lo mando, così almeno sei a posto. Se invece devi far da nuovo, va benissimo qualunque. Perché il problema che avevo riscontrato era che la maggior parte funzionava per le partite nuove, ma non per le partite in corso. Sono tre partite che dicono che l'ultima potrebbe essere l'ultima partita di Allegri, poi perde e non le esonerano. Ok, partecipiamo alla conferenza stampa. Ha intenzione di vendicarsi contro il Verona? Boh, ci proviamo. Verona ancora in 12ª posizione dopo una serie di 5 gare senza sconfitte. Complimenti. Verona ha lasciato il segno nella competizione battendo la Roma l'ultima volta. Pensa che questa vittoria possa determinare una spinta decisiva? Potrebbe? Potresti rilasciare qualche dichiarazione riguardo alle tue intenzioni di attaccare sin dal primo minuto? Non usiamo la stessa tattica da tutto l'anno. Cosa ne pensa della situazione di Allegri? Non ne parlo. Oh, tutti contenti, molto bene. Sei rimasto contento delle nostre dichiarazioni. Del prete domande valenti, ottimo. Miglior calciatore assoluto per l'associazione calciatori italiani, Immobile o Vlahovic? Dobbiamo votare e votiamo... Non ce n'è nessuno dei miei, eh. Zapata, Valuc, Skriniar. Votiamo De Kettler, dai. Premio Aporto, miglior portiere della Serie A. Potrebbe vincere Karius o Onana. No, Karius non lo votiamo. Dei nostri non c'è nessuno, ugualmente. Votiamo... Ah, c'è Vodizek, però l'abbiamo venduto. Come fa a esserci Vodizek e non il nostro, dai? Votiamo Vicario che se lo merita.
Questo non è un mio allenamento, quindi dopo dobbiamo migliorare, dobbiamo cambiare gli allenamenti. Lo facciamo subito, anzi. Programmazione, no? Calendario. Ah, sì, perché qua mi dà ancora la settimana. È una settimana nuova, sì che c'è. Sì, no, è giusto, è giusto. Allora, si aspettano tutti un pareggio, eh? Vediamo. Bene, corso di lingua intensivo per Sheldrup, perfetto. Allora, formazione. Direi che potremmo tenere proprio la stessa. Tempera ancora infortunato. Zortea squalificato, dobbiamo metterci qualcun altro. Tocci? Mettiamo Tocci. Oh, ciao Paolone, sì, t'ho visto arrivare per il Mega Lurk. Come stai? Tutto bene? Mettiamo Piccoli qua, che vogliamo fare giocare anche un po' lui. Ha detto che siete a bomba su Warlander. Bene, andiamo avanti. Quanto incide la sospensione di Zortea? Un po' rompe le scatole. Può spiegare perché Sheldrup e Diomande sono oggi assenti? Non ne parlerò. Torsella è stato in buona forma di recente e giocherà titolare. Sono molto contento. Ultima 4 vittorie e le ultime partite, cioè. Tanta roba. E il Verona anche comunque. Gattuso sta giocando molto bene. Uia, fallo qua. Ammonito già? No, ammonito verbalmente. Verdi, punizione bella, però fuori. Molto bene. E qua comunque Verona bruttissima maglia. Non mi piace proprio per niente. Bella questa azione. Ripartiamo da Tocci. Peccato, era un bel lancio per Piccoli. Piccoli è anche bello grosso, quindi riusciva magari a spizzarla e allungarsela. Bello il lancio per l'inserimento di Ellerson, è deviato. Non tipo para, peccato. Speravo almeno in un corner. Comunque bella azione. Allontanato, ok. Parte il Verona. Verdi fuori. Allora, intanto inseriamo una canzone. Mi sono perso. Vabbè, uguale, lo stesso. Il cellulare è improbabile, fa. Verdi. Questo è un brutto contropiede. Qua Torsello potevi anche arrivarci, Doig. Doig, che abbiamo provato anche a visionare, ma. È troppo caro. Bella parata di Popov comunque. O Popov, forse. Perché c'è una bella accento lì. Troppo liberi loro e riescono sempre a ricevere i passaggi.
Posso vedere le tue tattiche? Sì, te le faccio vedere subito. Faccio finire la partita e te le faccio vedere entrambe, Kutaz. Per ne usiamo due principalmente. E la terza è una delle due leggermente meno offensiva. Vediamo se il VAR ci salva dal gol del Verona. Vediamo. Terracciano. Verdi. Cross. Non si è capito un cazzo, non so se Simeone era in fuorigioco oppure no. Fuorigioco al limite, ottimo. Era in campo. Non l'hanno. Ah, ok. Quindi fuorigioco al limite non è vero, vabbè, peccato. Figurati, non c'è di che. Comunque, una è un 4-3-3, poi adesso poi te le faccio vedere. E una è un 4-4-2. Azzivorra, dai, buttala dentro. Porca vacca, se Piccoli ci avesse messo lo zampino, il piedino a buttarla dentro, era una bella azione. Ok. Questa l'abbiamo appena sentita. Tipiamo e sentiamone un'altra. Sempre la stessa, cioè. Metta mezza. Rubategli un po' il pallone. Niente, anche Simone Verdi 2-0. Questo è regolare sicuro. Peccato, peccato, una bella azione queste qua del Verona. Guarda Gozzi a sinistra. Abbiamo vinto prima col Napoli, ora perdiamo con un Verona senza riuscire neanche a renderci pericolosi, perché a parte quell'azione di prima abbiamo fatto niente. Tornerò qua, si fa rubare il pallone. Questo bello, bello questo cross. VAR, non mi sembra. Dai, che era regolare, dai. Concesso, ottimo. Ottimo, bel gol di Piccoli qua di testa. Sì, era regolare, ottimo. Così magari anche Piccoli si mette in mostra e riusciamo a fare qualche soldino anche lì, dai. Allora, dobbiamo migliorare, ottimo. Comincia il secondo tempo. E chiediamo intanto domanda di più. Juve, sempre allo stesso modo, inizia nei primi 5 minuti, fa sempre gol e poi si fa recuperare. Al quarto minuto gol di Icardi su rigore. E poi il Torino già pareggia. A corner ruba un ottimo pallone, ma poi la dà a Montipò. In bocca gliela dà. Cinquantesimo. Dai, che c'è ancora il tempo per recuperare tranquillamente. O di prenderne altri, ovviamente. Che apertura. Qui Zibora è un po' troppo stretto. Bravo, Popo. Sessantacinquesimo, vediamo se riusciamo. Sostituiamo Frendolo perché è distrutto, è stanco morto. E anche Besaggio. Mettiamoci un Melegoni, vai. Frosinone comunque se la sta giocando molto bene, pareggia con la Lazio addirittura. Come è messa la classifica attualmente?
Bravo Lipani, ottimo intervento. Allora, sì, vabbè, noi a Verona siamo qua, il Frosinone è poco sotto comunque. Piccoli, un po' troppo basso. Sali, sali, che sei il centravanti, dovresti salire un bel po'. Bravo, però male il tiro. Tibor è un po' stanco, vediamo se riusciamo a sostituirlo. Biagioni. Molto stanco anche Biagioni, ma deve giocare solo un quarto d'ora, questa qua ce la farà sicuramente. Poi nel mentre potremmo anche provare a cambiare piccoli con mulattieri. Torsiello che dribbling su Doig. I pani Melegoni dritto direttamente sul difensore. Ripartiamo. Torsiello. Cercati che ha rischiato tantissimo per il passaggio corto di Torsiello. Bello, per l'inserimento di Torsiello tira deviato corner. Vediamo se è un corner che riusciamo a provare a concretizzare. L'Inter intanto sempre combattutissimo qua. Inter-Lazio un punto solo per lo scudetto. Il Juve è quinto posto addirittura. 85esimo potremmo cambiare Torsiello con un Spikic. Proviamo gli ultimi minuti a fare un pareggio. Vedi a tutta la squadra. Qua riparte di nuovo il Verone invece. Bello il lancio da mezzo, ma troppo lungo. Dai, Popov, ripartiamo subito, non perdere tempo. Mancano solo 3 minuti di recupero e basta. Spreco questo lancio di Gozzi, troppo lungo e irraggiungibile. Ahia, fuori Gozzi. Cambia poco rispetto a quello che già stavamo facendo. Ah, Lipani non è granché come regista mobile, ok, cambiamolo allora con Melegoni magari. Vai. Così Melegoni dà anche un po' più una mano difensiva. Viva il Milan. Mannaggia te. Il Milan comunque terzo, non è che se la sta cavando male. Inter prima, Lazio seconda, Milan, Napoli, Juve, Atalanta, Fiorentina e Roma, che Fiorentina e Roma continuano a passarsi e a giocarsi la Conference. Tiro veramente insulso per Lipani. 93esimo, dubito che nell'ultimo minuto riusciremo a fare qualcosa. In 10 poi. Però vabbè, noi il nostro campionato l'abbiamo già fatto. L'offensiva qua del Verona in 4 era non sprecato, un ottimo posizionamento. 20 secondi. Cercati avanza un sacco. Spikic Ellerson. Bello per Mulattieri. Anche l'inserimento di un paio di giocatori in area. Dentro. Dato non hanno saltato nemmeno. Melegoni comunque la mantiene viva, ma spreca a Corneo. Niente, finisce sicuramente qua adesso. È finita infatti. Allora ci andiamo a vedere la tattica e poi ci salutiamo. Le tattiche. E poi si penserà al mercato quasi, alla prossima, perché le ultime 4 partite. Cosa è successo? Hanno giocato meglio di noi. Il suo già duro compito è diventato ancora più arduo per il rosso di Gozzi, certo. Cosa ne pensa del fatto che i tifosi hanno rumoreggiato per la non sostituzione di Tocci? No. Quando va bene non mi dite un cazzo, quando invece vi quando giocano male, subito a lamentarvi. Allora, Cornero comunque sta migliorando piano piano. Gozzi squalificato, Diomande felice, ottimo.
per la promessa, perché avevamo detto che ci saremmo affermati in Serie A e così è. Zortea anche. Portanova pure, perfetto. Ora, partecipiamo alla conferenza stampa. Non siete riusciti a vincere, il fatto che neanche l'Empoli abbia fatto bottino pieno è una consolazione? No, non ce ne frega niente. Simone Verdi è stato fantastico, sì. Abbiamo visto ancora una volta al VAR correggere una decisione arbitrale, era giusta. È frustrante sapere che nonostante il costante aiuto del VAR, il Genoa abbia comunque perso. Vabbè, il VAR non ha influito. Quanto è frustrante aver perso una partita come questa considerando le decisioni discutibili, no? Dopo un arbitraggio, basta. Cosa pensi dell'incremento della tecnologia? Ci sta. Quale sarà il futuro di Vutsov? Beh, sta migliorando e deve tornare intanto a casa. È giunto all'ora di lasciare Real Oviedo? Beh, tanto facciamogli finire il campionato. Poi ritornerà qui, noi l'abbiamo già sostituito, quindi lo presteremo probabilmente. Paul Pogba, giocatore della settimana. Ci